Benedetto Bizzotto, nostro inviato. Il Piacenza di Materazzi cerca la quinta vittoria casalinga consecutiva, la decima stagionale. In entrambi i casi sarebbe record. Il Venezia di Novellino in trasferta non va a punti dal 31 gennaio, 2-2 a Parma. Da allora 4 sconfitte consecutive. Si comincia con Buso che serve Inzaghi, di testa a Rastelli. Il rasoterra, Inzaghi non arriva per un soffio, poi protesta per un intervento nei suoi confronti di Brioschi. Noi vi riproponiamo la scena. Quinto minuto, punizione per il Venezia, naturalmente Recoba sbucca Maniero, anticipa Bjerkovud, colpo di testa, Venezia in vantaggio. Undicesimo gol stagionale per Pippo Maniero che torna a segnare dopo 5 giornate. Ancora Venezia, può avanzare Miceli, in mezzo la finta di Maniero. Recoba si libera di Polonia, il sinistro non forte ma preciso, palla appena fuori, gli applausi di Recoba sono per Pippo Maniero. Ancora Venezia, Valtolina si invola sulla sinistra, nessun avversario lo contrasta, limite dell'area, il destro sul secondo palo, Marcon non arriverebbe ma anche in questo caso la palla termina fuori. Angolo per il Piacenza, stroppa il colpo di testa di Bjerkovud, il gol ma De Santis annulla probabilmente per un fallo di Inzaghi. Niente gol per Pietro Bjerkovud nel giorno in cui eguaglia Silvio Piola, 536 presenze in Serie A. È il miglior momento del Piacenza, stroppa per Inzaghi che finisce giù dopo il contatto con Brioschi, per De Santis è fallo del piacentino. Le immagini rallentate danno torto, così sembra almeno all'arbitro, c'è la trattenuta di Brioschi. Inzaghi, il dai e vai con Rastelli, il destro ancora di Simone Inzaghi, Taibi c'è, blocca con sicurezza. Primo minuto di recupero, Buso per Inzaghi, spalle alla porta, il contatto questa volta è con Pavan e De Santis dice che è calcio di rigore. 14° penalty in stagione per il Piacenza, eguagliato il record della Lazio nel 95-96. Sul dischetto lo stesso Inzaghi, Taibi intuisce, blocca. Per il centravanti del Piacenza è il terzo errore dal dischetto in questo suo primo campionato in Serie A. Ripresa, 28°, Manighetti, Piovani, Inzaghi di testa, Rastelli e ancora Manighetti soli davanti a Taibi, niente da fare. Pedone si invola per Tuta in campo al posto di Maniero, scatta il contropiede del Venezia, Tuta entra in aria, evita Lucarelli, cerca il secondo palo, non va, questione di centimetri. Rastelli sulla sinistra contro Brioschi, il cross diventa un tiro che scheggia la traversa. Minuti finali, ancora Rastelli, questa volta contro Carnasciali, evitato, limite dell'aria, il pallone dentro, nel traffico c'è la deviazione provvidenziale di Dal Canto, è l'ultima occasione per il Piacenza. Possiamo staccare, un Piacenza lento, prevedibile, troppo impegnato a portare palla, bravo con Inzaghi a costruirsi importanti occasioni da reti, però poi lo stesso Inzaghi ha fallito l'opportunità più importante sbagliando appunto il calcio di rigore e domenica prossima a Bari l'attaccante non ci sarà per squalifica. Il Venezia ha interpretato la partita nel migliore dei modi, gran lavoro di sbarramento a centrocampo, ottimo presidio sulle fasce e là davanti quei due. Una settimana fa era stato determinante Recoba, questa volta a decidere la partita è stato Pippo Maniero e la salvezza a Venezia è davvero ad un colpo di remi. È tutto, linea Galeazzi.